Il principe William si è ritirato dal servizio reale per il momento mentre sostiene la principessa Kate e la loro famiglia dopo l'intervento chirurgico addominale. La principessa Kate e il principe William sono stati acclamati per il loro approccio più moderno alla crescita della prossima generazione di reali, andando contro decenni di protocolli per l'assistenza all'infanzia. Il principe e la principessa del Galles sono genitori del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, e sebbene abbiano la tata di Norland Maria Teresa Turion Borrallo a disposizione per aiutare la coppia, piace fare il più possibile da soli. Kate si sta attualmente riprendendo alla London Clinic dopo un importante intervento chirurgico all'addome, e da allora William è stato fotografato mentre andava a scuola e andava a trovarla in ospedale. L'autore reale Robert Hardman ha detto alla rivista People che William e Kate sono una coppia reale moderna e vogliono che la loro nidiata riceva un'educazione quanto più normale possibile. Ha detto, ci sarebbe stata più delega, in passato. Lui, William, non vuole lasciare tutto alla tata. Sappiamo che sono un nucleo familiare molto unito, e lui vuole essere lì per loro. Gran parte di ciò che fanno con quei ragazzi riguarda la normalizzazione della vita e il non farli sentire come se fossero in una speciale gabbia dorata. Si prevede che Kate non tornerà al lavoro fino a dopo Pasqua mentre si sta riprendendo dall'intervento, e sembra che i suoi figli non siano ancora andati a trovarla in ospedale. Tuttavia le mancheranno sicuramente e, secondo quanto riferito, è una fan di FaceTiming con loro nella loro casa Adelaide Cottage a Windsor, poiché spera di essere dimessa la prossima settimana.